Oggi siamo qui in una nuova rubrica chiamata Parliamo di videogiochi, parliamo di stronzate, una qualsiasi parlata. E metti a fuoco, grazie, metti a fuoco, metti a fuoco. Sono io, sì, salve, salve. In cui parliamo di stronzate. Indovinate, questo era il giro di Warzone, quindi parliamo di Warzone. Come prima cosa, mi piacerebbe sottolineare all'Activision che il loro gioco è talmente tanto bello che io sono morto talmente tante volte che la mia mano destra ormai ovviamente è allenatissima, non perché a furia di perdere sono andato al bagno, ma a furia di perdere ho tirato dei cazzotti e adesso la mia sedia è diventato un elicottero. Questo, come vedete, è il primo cazzo di bracciolo, vedete, della sedia. Funziona bene. Poi giriamo dall'altra parte e poi ci sta quest'altro bracciolo. Voi direte, beh, funziona bene, no? Perché a furia di tirare i pugni io non l'ho un. E niente, ho creato il fidget spinner 2.0. Poi avevano detto che in Rebirth avrebbero messo la modalità che migliora la salute. E avevano detto questo, però non mi avevano detto che a quanto pare esistevano anche armi invisibili. Qua mi dice Bren, ma effettivamente quando lo vado a prendere è invisibile. Ce la posso anche pingare, ma non me lo dà. Quindi questo è un altro appunto da fare. Complimenti Warzone che fa le armi invisibili. Non so che cosa servono, però sicuramente sarà voluto e non sarà sicuramente un bug. E ritornando alla questione dei pugni, il mouse è un altro elemento che noi coniughiamo molto con i nostri scleri. Per voi che giocate da PC. Per quelli che giocano da pad, anche il pad non è da meno. Infatti, ho comprato un nuovo strumento musicale che si chiama Maracas, che è la parte fondamentale in una fottutissima orchestra. Poi, non capisco perché i pro player, come non faccio nomi, i pro player, cioè per portare contenuti nel loro canale, portano ovviamente le lobby più semplici. Ora, io spero che i pro player vanno su Twitch, perché non seguo molto Twitch, solamente per fare un sacco di partite e poi quella in cui vincono la mettono sul canale. Non che i pro player fanno 83.000 vittorie facendo le stesse cose che faccio io, solo che loro ovviamente ci riescono per non so quale arcano motivo, e poi caricano quella con più kill. Perché se è veramente come la seconda opzione, io veramente sto per tirare una craniata allucinante allo schermo. Il rinculo di alcune armi è ingestibile, non si può veramente gestire, come quello della pistoletta. Con la pistola mitragliatrice è veramente una merda. Ovviamente poi ti becchi 12 persone davanti, la prima manco la prendi, se ciao, pari, ti ritrovi su Marte per sparare. E poi c'era il miglioramento della salute e il danno. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto che craccare e itare sono sempre la stessa cosa. Però nel momento in cui hai craccato, poi la salute diventa il 0,02% in più, quindi giustamente agli altri. Aggiungendo il fatto che alcune streak come il UAV durano una merda quando è tuo. Beh, detto questo, direi che per il resto, visto che non c'è un resto, è un gioco magnifico, io ve lo consiglio. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che Warzone perda immediatamente tutti i suoi dati che proprio lo hackerano. Proprio, non lo so, spero che crolli questo fottutissimo gioco che nessuno ci potrà mai più giocare, che sparisca dalla faccia dell'umanità per sempre.